positivo per partecipazione di pubblico e dibattito politico il bilancio tracciato dagli organizzatori della quarta festa di sviluppo e lavoro che si è svolta nei giorni scorsi presso il Parco Maniglio a Brindisi. Abbiamo fatto sì che i convegni fossero un po' il risultato di quelli che sono stati i lavori di gruppo, i lavori della commissione all'interno della nostra organizzazione. Da un punto di vista generale abbiamo potuto verificare che c'è una attenzione per la politica diversa, cioè in un momento in cui c'è un rancore e un fastidio per gli uomini che rappresentano la politica nel senso deteriore del termine, dare invece spazio ai cittadini, ai loro problemi, saperli ascoltare è ancora una cosa che paga e quindi c'è in realtà bisogno di buona politica. Anche il governatore ha sottolineato questa cosa, come al solito ha parlato al cuore dei cittadini, pur facendo un discorso molto attento a quelle che saranno le strategie future, le necessità di cambiare registro e quindi soprattutto di ritornare ad avere un'attenzione per lo Stato sociale che negli ultimi tempi è stato completamente messo in discussione. Tra i diversi argomenti di cui si è discusso e dibattuto c'è stato anche un tema caldo per i brindisini, il porto e il suo sviluppo. In questa festa ci hanno dedicato uno spazio per parlare di porto. Si è parlato proprio dei problemi reali questa volta, perché diciamo, il parterre, gli invitati erano gli operatori portuali, quindi abbiamo avuto un momento di discussione sull'effettivo stato del porto, al di là dei grandi progetti e delle grandi prospettive di cui abbiamo parlato nel passato. Ed è un lavoro che adesso si farà appunto andando sulla scia di questa iniziativa, quella di nei prossimi giorni di rivedere questi signori degli operatori portuali, con loro fare una agenda di lavoro e incontrare l'assessore Minervini che purtroppo per motivi di salute non è potuto venire da noi e quindi adesso in questa settimana organizzeremo questo nuovo evento in modo da poter parlare di porto in maniera concreta finalmente.